Le sardine tornano in piazza. Ad una settimana dal voto, il Comitato di Difesa ha dato appuntamento in Piazza del Popolo ai propri sostenitori per parlare della società che vorrebbe in futuro, fondata su solidarietà, ambiente, rispetto, democrazia, inclusione, non violenza e antifascismo. Accanto a loro, Luciana Castellina, giornalista, cofondatrice del Manifesto, più volte deputata ed eurodeputata. In Piazza del Popolo, a Faenza, le sardine hanno ribadito anche il loro no al referendum. Per le elezioni comunali volevamo fare un appello al voto e spiegare che attraverso i nostri valori potranno scegliere le persone il candidato che più li aggrada. Una provocazione politica, però vedendo le persone in piazza l'avete fatta. Tra alcuni valori c'è la coerenza e chi era in piazza con noi il 4 gennaio, che condivideva i nostri valori, adesso è passato con alcuni partiti di estrema destra che non rispecchiano i nostri valori. Allora mi chiedo perché l'abbia fatto tutto qui. Non avete comunque dato indicazioni di voto, ma come vi sembra questa campagna elettorale dal punto di vista dei contenuti, visto che appunto a voi piace parlare di contenuti? Sì, io ho letto personalmente entrambi i programmi, me ne piace più uno, ma non mi piace dire chi voterò, insomma, è voto segreto e non voglio dare indicazioni. Poi non mi sento di giudicare soprattutto i candidati nel come si muovono, io non devo fare politica, faccio altro e mi interessa che la gente sia venuta e che abbia partecipato con felicità. Il referendum, siete schierati per il no, perché il no? L'avete spiegato oggi in piazza, perché no? Le motivazioni principali che riteniamo che questa riforma sia dettata principalmente dal desiderio di risparmiare, mentre noi crediamo fortemente nella rappresentanza dei territori. Pertanto abbiamo deciso di dire no per due principali motivi. Primo, perché questa riforma andrà a intaccare la rappresentatività del Parlamento riducendone i membri e soprattutto ridurrà la voce degli abitanti delle regioni meno popolate d'Italia nell'elezione del Senato della Repubblica. In secondo luogo, questa riforma, il risparmio che deriverebbe da questa riforma è irrisorio e poteva essere derivato da un semplice taglio degli stipendi che si poteva fare con una legge ordinaria e non con una riforma costituzionale. E ultimo, come ho detto precedentemente, noi pensiamo che le riforme vadano costruite dalle fondamenta al tetto, non dal tetto alle fondamenta, e che questo taglio senza altri correttivi, come li hanno chiamati, o riforme accessorie, generi una debolezza strutturale nell'architettura della nostra Repubblica, che non è corretta da nient'altro, e la sola promessa che avverrà in futuro non è sufficiente a motivarci abbastanza. Per questi motivi ne abbiamo deciso di votare no e abbiamo invitato la piazza a fare altrettanto. C'è una richiesta che comunque però volete fare al nuovo sindaco, chiunque esso sia? Ma non siamo entrati nel merito per un semplice motivo, perché non ci sentiamo in grado di fare grosse richieste. Ovviamente è perché non abbiamo le competenze, se no ci saremmo candidati. Ovviamente siamo tutti molto giovani, io un po' di meno, ma gli altri un po' di più, e quindi un occhio di riguardo nella prossima amministrazione verso i giovani, verso una città più smart e comunicato possibile, lo facciamo. Mi ricollego un attimo a una delle ultime cose che ha detto, ovvero sui partiti di oggi che ormai sarebbero un po' da rifondare. È uno di questi motivi che le hanno portato ad accettare l'invito delle sardine qui a Faenza? Se devo dire la verità, ho accettato l'invito perché ero curiosa di fare qualche cosa insieme alle sardine. Non avevo mai avuto un rapporto diretto e sono molto contenta di aver fatto questa esperienza. Questa è stata la ragione. Poi io penso che i partiti ci vogliano, però bisogna ricostruirli, reinventarseli, perché sono in una grande crisi. Che cosa vuole dire a questi giovani che erano oggi in piazza insieme a lei? Ma la prima cosa è di non pensare io da solo me la cavo. Sono la definizione di Don Milani della politica mi pare bellissima. Ho scoperto che i miei problemi sono uguali a quelli degli altri, affrontarli tutti insieme è la politica, affrontarli e far tutto da solo è l'avarizia, cioè il più sordido dei vizi. Mi pare che questa sia la cosa da rispiegare ai giovani e fargli capire, sentire. Io da solo me la cavo, è diventata una cosa molto diffusa purtroppo.